La prima incursione è dell'Inter, non sono passati 4 minuti che Manicone sul rapido capovolgimento di fronte lascia partire la botta. Un minuto dopo calcio di punizione di Sosa e Battistini tenta la deviazione, pressato com'è Bucci non corre pericoli. Al decimo Tramezzani a bordo campo per un guaio ad un polso lascia sguarnita la sua zona. Fontolan è costretto ad arretrare per coprire e dà modo a Grun di approfittare del generoso corridoio. E guardate che cosa accade, al termine di una manovra cominciata a sinistra, Zola si accorge dell'incursione di Grun e lo serve. Sventola micidiale e Zenga non vede neppure il pallone. 1-0 per il Parma, rivediamo il servizio prezioso di Zola, una vera intuizione e il tiro forte e preciso di Grun che non lascia scampo a Zenga. Soltanto un minuto dopo Tramezzani lascia il posto a Massimo Paganin. La reazione interista è decisa, forse non molto nitida, ma la voglia di raggiungere il pareggio è fortissima. Non è preciso Battistini al quarto d'ora. È un falco invece Ruben Sosa che sul filo del fuorigioco approfitta dell'uscita avventata del portiere parmense Bucci per confezionare l'1-1. Ben arrivo prima è aiutato dalla traversa, poi però non può impedire il tocco decisivo a Ruben Sosa che consente così all'Inter di ottenere il pareggio al 17°. Un pari meritato dalla squadra di Bagnoli, certo attiva, determinata, brava a smaltire lo shock del vantaggio di Grun. Il collettivo di Scala è sempre piacevole da vedere, gustatevi quest'agile manovra conclusa da Benarrivo, ma è chiaro che le assenze di Crippa e soprattutto di Aspriglia sono difficili da sopportare ai fini della finalizzazione, affidata a Melli e a Di Chiara per un ritorno all'antico. Intanto avete visto una deviazione imprecisa, eccola, di Benarrivo, sempre lui. Al 33°, un episodio che potrebbe dare una svolta all'incontro. Bergomi, già ammonito, commette un fallo ingenuo, imperdonabile per un professionista della sua levatura. Collina lo ammonisce di nuovo e per lui si aprono le porte degli spogliatoi. Inter in 10 uomini. Ma nel momento più difficile emerge il fuoriclasse. Ruben Sosa inventa il raddoppio con una punizione micidiale. Dalla ripetizione si può meglio apprezzare la rara precisione del tiro dell'attaccante uruguaggio. E con la gioia di Sosa si chiude il racconto del primo tempo. Ripresa, aumenta la pioggia, non cala il ritmo della sfida. Al decimo Jonk lancia bene Sosa che stavolta indugia e consente ad Apolloni il provvidenziale recupero. È la serata di Sosa questa, eccolo esibirsi in un sinistro maligno dalla bandierina. E a proposito di prodezze balistiche, ecco un pallonetto di Antonio Paganin dalla lunga distanza che per poco non frutta la terza rete. Bucci si salva con uno scatto ma anche con l'aiuto della traversa. Al 20° l'Inter segna ancora, è sempre Ruben Sosa l'autore del gol con un tiro su punizione simile a quello che ha fruttato il raddoppio nerazzurro. Dalla ripetizione rallentata e dallo stop immagine ben si vede il pallone varcare la linea bianca. Il Meazza è tutto in piedi a tributare il giusto riconoscimento al piccolo genio con la maglia numero 11. Ma per la serie le emozioni non finiscono mai, ecco il gran gol di Minotti che accorcia le distanze portando il Parma ad un passo dal pareggio. Pareggio che potrebbe arrivare al 35° quando una deviazione di Melli costringe Zenga a ribattere distinto. Torniamo.